di denti. È Gesù che parla. Voi pensate che Gesù sia quello che tutto perdona? Figliolo, ti perdono. Signore, ho stuprato un bambino e ti perdono. Il giorno dopo, signore, ho stuprato di nuovo e va bene, ti perdono di nuovo. Non è questo Gesù. Gesù dice all'adultera, donna, sei stata condannata? No, signore. Ti ha lapidato qualcuno? No, signore. Nemmeno io ti condanno. Ma non peccare più. Non gli dice, anch'io ti perdono. Ciao. Non peccare più, se no ti avviene di peggio. Questo è Gesù che conosco io, cioè il tollerante, il misericordioso, ma anche il giudice delle nostre opere. Uno dei messaggi che mi ha dato Gesù, che voi vi scandalizzerete sicuramente, vi strapperete le vesti, ma chi è intelligente non lo farà, è stato quello quando mi ha detto: caro figliolo, vuoi sapere che cosa farò quando giudicherò? Vuoi sapere qual è la frase più importante del mio Vangelo? Sì, Signore. E allora, quando giudicherò, io non giudicherò secondo la fede della religione alla quale appartiene la persona che io giudicherò. Io giudicherò dalle opere. Signore, ma allora uno che non ti crede, colui che non mi ha mai creduto che è stato ateo, io non ho dimorato nella sua mente, ma se ha fatto le opere giuste, ho dimorato nel suo cuore. E quindi se nella mia mente lui non mi accettava, io vivevo nel suo cuore attraverso le opere. Quindi lui entrerà nel regno. Anche l'ateo, anche perché in realtà lui credeva attraverso le opere. E allora, Signore, ci giudicherai con le opere? Sì. Saranno le opere, quindi voi non vi dovete preoccupare se credete a Buddha, a Maometto. Certo, io sono cristiano e vi invito ad abbracciare Cristo. Vi dovete preoccupare delle opere che voi fate, della giustizia, chiedere giustizia per gli altri. Gesù nel Vangelo, quando prende la spada Pietro e gli taglia l'orecchio al soldato che sta arrestando Gesù, lo ammonisce: Pietro, metti a posto la spada. Chi di spada ferisce, di spada perirà. Non è la legge di causa ed effetto. Chi di spada ferisce, di spada perirà. Non è la legge del karma, quella che in Oriente chiamano del karma. Quindi Gesù è cosciente della legge di causa ed effetto e gli dice a Pietro: tu non chiedere giustizia per me, devi chiedere giustizia per il prossimo. Infatti Gesù scaccia i demoni, percuote i corrotti, i vecchi mafiosi, quelli che erano nel tempio di Gerusalemme con le catene, li caccia fuori dal tempio, accusa continuamente il potere, si difende dalle accuse nel tempio quando lo vogliono lapidare e non credono che lui è il figlio di Dio, difende i deboli. Guai a voi se fate del male a uno di questi piccoli, è meglio che vi mettete una macina d'asino al collo e vi buttate a mare. Gesù è molto severo, ma quando deve essere fatta giustizia su se stesso, lui non alza un dito e si fa uccidere. Quindi qual è il messaggio? Non chiedete giustizia per voi egoisti. Chiedete giustizia per gli altri. Gesù ce lo dimostra con il suo sacrificio, perché salva i nostri spiriti da un karma sicuramente gravissimo. Ma non salva tutti. Salva tutti coloro che avrebbero creduto nel Vangelo, creduto nel senso di praticato. Questo è il Gesù che vi voglio raccontare. Quel Gesù che ha visitato miliardi di mondi. Non pensate che ci sia solo il nostro pianeta?
Gesù ha redento milioni e milioni di civiltà nell'universo. Gesù è il nostro Re. E presto lo vedrete scendere dal cielo con potenza e gloria. Per questo io sono qua ancora sulla terra, per annunciare la sua venuta. Vedrete un giorno milioni e milioni e milioni di globi luminosi che oscureranno, o meglio dire, illumineranno il cielo, e da uno di questi scenderà quello stesso personaggio che negli Atti degli Apostoli, gli Apostoli vedono salire al cielo, che l'ultima predica che Gesù fa nel monte di Gerusalemme, sta parlando con gli Apostoli, a un certo punto viene una nube, un'astronave, perché non è un peccato dire, un apparato di luce che se lo prende, lo ascende, e allora gli apostoli, Signore, e allora c'è un angelo che dice, uomini di Israele, perché piangete? Questo Gesù, così come vi è stato tolto, nello stesso modo ritornerà. Quindi voi dovete aspettarlo, cari amici e concittadini e compaesani della Sicilia, dovete aspettarlo e prepararvi con timore, prepararvi con amore e con umiltà, perché lui non perdonerà tutti quelli che hanno perseverato nell'errore. Lui perdonerà noi, il primo peccatore sono io, e anche voi, se noi comunque abbiamo servito il bene. Ma se noi non ci prepariamo e continuiamo a perseverare nell'ignoranza, nell'errore, nell'inganno, noi saremo scacciati da questo mondo. Gesù vuole stabilire in questo mondo un regno di giustizia, di pace e di fratellanza, che presto Lui metterà in pratica. Io sono una voce che grida nel deserto. Molto spesso e presto in questa terra sentirete parlare di me. Sarò una spina nel fianco dei malfattori, dei corrotti, dei mafiosi, e spero di essere fratello, amico e consolatore di quelli che hanno bisogno. Ora... Per cui quello che adesso ti chiedo, prego, non è una diffidenza nei tuoi confronti, no, ma è proprio per il coraggio di analizzare i fatti. Sì. Allora, per quanto riguarda gli extraterrestri, sinceramente a me non fa né caldo né freddo. E ti dico perché. Certo. Perché io conosco un essere, e che conosci anche tu e che conosciamo anche tutti, che li supera assolutamente tutti, ed è la Madonna. È la madre, regina, è la regina, per cui con l'apparizione di Fatima, con quella che starebbe avvenendo anche a Međugorje, mi basterebbe solo questo, quindi non avrei bisogno... No, un attimino. Sì. Parliamo dei segni, ecco, a questo punto. Dei segni, sì. Scusate, se dobbiamo fare silenzio, se no all'amico non lo ascolta, non mi arriva l'audio bene. Tra tutti questi segni, che ci sono tutti, io sono pienamente d'accordo che da un momento all'altro avremo finalmente questo incontro, e c'è anche quello più importante. Gesù, proprio nei passi che tu hai citato, sì, la croce nel cielo. No, ci mette in guardia, state attenti, sì. Perché vi diranno Gesù è qua, Gesù è là, ma voi non credete. Ecco, certo. Questo mi preoccupa parecchio. Benissimo, e io ti rispondo, ti ringrazio della domanda, perché tu mi dai la possibilità anche di spiegare quello che io sento e quello che io sono. Io non lo so dove è Gesù, quindi non lo posso dire là. No, aspetta, fammi bene. Io non lo so dov'è Gesù, il luogo, ma che Gesù è sulla terra, io lo so perché l'ho visto. Ora lì il problema, la palla te la ripasso. Il problema diventa tuo, tesoro mio, credermi o meno, non è più un problema mio. No, parlavamo di Vangelo, no. Io credo al Vangelo. No, sì, però io l'ho visto. A mio Vangelo o non Vangelo, io a Gesù l'ho visto, perché lui quando, e quello che io ho visto
È una profezia che Gesù fa nel Vangelo. Io non vi lascerò orfani, io ritornerò in mezzo a voi. Quindi non è che lui scompare e ritorna solo con potenza e gloria. Cioè lui parla di una manifestazione eclatante di fronte a tutto il mondo e poi ai suoi discepoli, io mi sento discepolo, ma anche tu ti devi sentire discepolo. Lo sono. Lo sei. Quindi ai suoi discepoli, se noi siamo gli eredi degli apostoli perché abbiamo ascoltato il Vangelo, diventiamo discepoli. Se io l'ho visto è perché lui ha mantenuto la promessa, io non vi lascio. Ora tu dici, ma tu sei un privilegiato, ma io che colpa ne ho? Io mi auguro che tu domani mattina, stanotte, lui ti visiti, e se lui ti visita e ti dice sono io... Ho la presunzione di dire che non ne ho bisogno. E va bene tesoro mio, io ti ringrazio. No, ma forse no, ma io non ne avevo... io ti chiedo scusa, non vorrei che forse magari sia impostata male... Non sei frainteso. Forse si è impostata male la situazione. Io capisco, io direi che tu hai la fede, quindi io non ho bisogno. Tra tutti questi segni... Ma io nemmeno avevo bisogno. Ma lui mi ha visitato per dirmi io sono qua, annuncialo. Ora io sono qua non significa io sono a Messina, a Catania, a Siracusa. Io sono qua significa sono sulla terra, mi devo manifestare. Se io dicessi Gesù è a Siracusa, e allora sono un falso profeta. Però io ti chiedo scusa. Però dobbiamo stare attenti a quelli che possono ingannarci. Io mi dispiace se diciamo questa cosa si ribalta e non si capisce bene. Io mi riferisco al segno, tra tutti i segni, Gesù ci avvisa anche di questo segno. E infatti io va bene. Ci avvisa anche di questo segno. Io ti posso dire e mi assumo la responsabilità che alcuni di questi falsi profeti io li ho individuati. Sono tutte quelle chiese che ti promettono il paradiso, basta che ci dai tutti i soldi che c'hai. Quello è un falso profeta. Va bene, io direi anche se... Falso profeta Gesù... è la mafia, un falso profeta è la bomba atomica, un falso profeta... I falsi profeti sono anche tutti quelli, caro amico, che nel nome di Cristo, invece di difendere i deboli e i giusti, si prostituiscono con il potere. Quelli sono falsi profeti. E la Chiesa Cattolica, che io sono credente, all'interno, ne ha parecchi. Ma... Ok, sì. Sì, prima di... Ma quelli sono i servi che Gesù, quando torna, come un ladro della notte, troverà ubriachi, eccetera. Dice, voi mi avete servito? Ah, bravi! Sì. Non tutti, perché ci sono preti santi, ci sono missionari, quelli sono invece santi.